Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Noleggi attrezzature che sollevano persone e materiali? Ricorda, non basta noleggiare soluzioni a prezzo basso. Affidati a Locatop. Sicurezza e qualità nei servizi e nei prodotti. Personale qualificato e formato per sopralluoghi, consegne e assistenze. Locatop. Noleggio sereno, informato e sicuro a prezzi competitivi. Trova la filiale più vicina a te. www.locatop.it. Locatop. Il noleggio sicuro a portata di mano. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di ETV. In apertura parliamo di viabilità. Il tram di Bologna non lascia, anzi raddoppia. Dopo i diversi cantieri per la linea rossa del tram, al via da domani anche i lavori per la linea verde. Si comincia in zona Corticella. Nel primo mese non sono previste modifiche importanti alla viabilità, ma andiamo a vedere i dettagli. Non c'è il rosso senza il verde. Non a caso, da giovedì 8 agosto partono i lavori della linea verde del tram. Cantieri deliberati il 2 di agosto, una linea verde che sarà lunga 7,5 km, di cui 1,5 in sovrapposizione a quella rossa, 18 fermate, e che collegherà il centro cittadino di Bologna con la zona nord della città metropolitana, in particolare Corticella, dove ci troviamo, e Castelmaggiore, una zona ad altissima densità abitativa. Si parte, dicevamo, con dei lavori che mirano alla costruzione di un sottopasso in concomitanza, in corrispondenza con il passante autostradale, che riguarderà il rifacimento della illuminazione pubblica, il togliere insomma gli sparti traffico, il restringimento di carreggiata, ma non ci saranno deviazioni particolari di traffico, quindi il disagio dovrebbe, diciamo, perché il condizionale è sempre d'obbligo, essere abbastanza ridotto. Lavori che dureranno circa un mese, quindi dovranno finire all'incirca i primi di settembre. Al contempo partirà anche la bonifica della zona dove sorgerà il capolinea della linea verde del tram Corticella, per bonificare appunto la zona da eventuali ordigni bellici che dovrebbero essere o che potrebbero essere trovati durante quest'altra tranche di lavori per i cantieri del tram. Restiamo in qualche modo in tema di viabilità. Finora sono stati soltanto 2 i ciclisti multati perché circolavano sui marciapiedi o sotto i portici di Bologna. Quanto emerge da un'interrogazione presentata dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Francesco Sassone, che ha chiesto informazioni appunto sui controlli effettuati in particolare nella zona fra via Lame, via Rivareno e via Brugnoli, dove ci sono appunto i cantieri del tram. Vediamo i dettagli. In via Rivareno le bici continuano a sfrecciare sotto il portico, nonostante il cartello dica di portare le biciclette a mano. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Francesco Sassone, lo aveva già denunciato ai nostri microfoni. Sassone ha presentato anche un'interrogazione in comune. Già a metà luglio denunciamo il fatto che qua in via Rivareno, ma non solo in via Rivareno, dove ci sono tanti cantieri, le biciclette, i monopattini continuavano a sfrecciare sotto i portici, nonostante ci sia un divieto preciso da parte del codice della strada, ma anche un cartello affisso sui muri. Abbiamo per questo motivo, come Fratelli d'Italia, presentato un'interrogazione per sapere come venivano svolti i controlli, quante sanzioni sono state levate in questo periodo dall'inizio dei cantieri qua in via Riva di Reno, via Brugnoli, via delle Lame. Bene, la risposta è stata, direi a dir poco, incredibile da parte dell'amministrazione. Solo ed esclusivamente 2 sanzioni sono state levate a ciclisti per il passaggio sotto i portici. Cosa vuol dire? Che di fatto i controlli non ci sono. Per questo motivo noi presentammo anche un ordine del giorno in Consiglio Comunale in cui chiedevamo che venissero implementati i controlli da parte della polizia locale per questo tipo di servizio. In quel caso però, guarda caso, il Partito Democratico ha deciso di non discuterlo e di rimandarlo in commissione. Questo è il modo con cui questa amministrazione intende affrontare i problemi che vengono denunciati anche da parte dell'opposizione. Ricordiamo che qui non si parla solo di rispetto del codice della strada, ma regole di buonsenso, ma anche di sicurezza, perché i portici sono utilizzati dai pedoni. Ad andare in bicicletta sotto i portici vicino ai pedoni è un rischio anche per loro. Passiamo alla cronaca. Aveva trasformato il suo appartamento in una base di spaccio della cocaina. I clienti addirittura l'acquistavano attraverso la finestra. A finire nei guai è stato un 26enne che abita in via della Dozza, zona Navile.
Quasi 1,5 chili di cocaina, in parte già pronta in dosi, ben 40 bilancini di precisione, circa 10.000 euro in contanti. È ciò che ha trovato e sequestrato la polizia a casa di un 26enne con alle spalle parecchi precedenti che abita in via della Dozza, in zona Navile. Il suo appartamento faceva a quanto pare da base per una fiorente attività di spaccio, con i clienti che lo raggiungevano anche più volte al giorno, talvolta senza nemmeno entrare, ma incontrandolo dalla finestra al primo piano. Per scoprirlo, gli investigatori hanno fatto alcuni appostamenti in Borghese che hanno permesso di intercettare nel giro di poche ore almeno un paio di clienti che avevano appena acquistato un grammo scarso di coca per 50 euro. La perquisizione domiciliare ha poi portato a trovare il resto della droga, 1,3 chili di cocaina, materiale per il confezionamento, decine di bilancini e 10.000 euro. Sequestrato anche uno sfollagente telescopico in metallo. Il 26enne, nato a Bologna da una famiglia di origine tunisina, era un volto noto alle forze dell'ordine, già denunciato e arrestato più volte dal 2019 in poi per droga, rapina, resistenza pubblico ufficiale. Al momento aveva in atto un obbligo di firma settimanale alla polizia e un divieto di avvicinamento alla ex fidanzata. Questa volta è finito in carcere. Ancora cronaca, la scorsa notte i ladri sono nuovamente entrati in uno dei locali dell'imprenditore Giovanni Favia. A dare la notizia sui social è stato lo stesso ristoratore che ha pubblicato anche un frame in cui si vedono i ladri in azione. Questa notte a Balusa sono tornati a trovarci. La denuncia di furto è di Giovanni Favia, che sui social pubblica una foto della ladra che, dopo aver spaccato la porta d'ingresso, è entrata nel locale e ha rovistato in cassa. Si è portato via 300 euro, dichiara il ristoratore, dal passato politico, ma i danni sono di gran lunga superiori, perché per entrare ha forzato la porta d'ingresso e per sistemarla ci vogliono altri 1.000 euro, evidenzia ancora. Il locale di Favia si trova in via Borgo San Pietro e, come ricorda lui stesso, non è la prima volta che i ladri hanno fatto visita alle sue attività, che si trovano per lo più in centro. A Pasqua, dopo l'ennesimo furto, per una settimana diedi il bollettino del crimine, scrivi ancora sui social. Effettivamente si fece come portavoce dei colleghi che subivano furti e spaccate in un periodo in cui ci fu una vera e propria escalation di quel tipo di reati. La polizia ha avviato le indagini e ci sono stati fermati e identificati, ultimo in ordine di tempo, ieri. Eppure, scrive ancora Giovanni Favia, il fenomeno è ancora presente ed io e i miei colleghi ormai non andiamo più a denunciare. In parte annunciato dalle previsioni meteo, nel tardo pomeriggio di oggi, dopo le 18, un violentissimo temporale si è abbattuto su Bologna e su molte zone della provincia, come vediamo dalle immagini, dai video che ci hanno inviato diversi telespettatori. Sono state segnalate anche alcune grandinate, in particolare nei territori di Funo, Castelmaggiore e nella Bassa, ma anche in città, in particolare in zona Corticella e in San Donato. Nelle immagini stiamo appunto vedendo ancora immagini della grandinata. Al momento non risultano problemi particolari, se non gli inevitabili disagi alla viabilità per le persone che si trovavano in strada, in macchina o peggio in moto, in bicicletta durante il temporale e durante la grandinata. Ci sono stati, come dicevamo, problemi alla viabilità con qualche allagamento anche in centro. La perturbazione, che ha colpito oltre a Bologna anche altre province dell'Emilia Romagna, dovrebbe rapidamente spostarsi dai nostri territori. Nelle prossime ore, sempre secondo le previsioni, il cielo dovrebbe tornare sereno. Dalla pioggia, dall'acqua, diciamo, al fuoco. Chi era in centro a Bologna questa mattina si sarà forse accorto dell'arrivo di diverse squadre dei vigili del fuoco a sirene spiegate in pieno centro, in Piazza Maggiore, per andare nel quadrilatero. L'intervento era dovuto a un incendio, appunto, scoppiato nelle cantine di un palazzo in via Pescherie Vecchie. Avevo notato che c'erano un incendio che stava divampando giù, abbiamo preso le estintori dalla gratta superiore, abbiamo svuotato 3 estintori proprio di polvere. Nel frattempo sono stati chiamati i vigili, che sono arrivati tempestivamente. Sono stati i gestori del negozio La Baita ad accorgersi per primi dell'incendio scoppiato qualche minuto prima delle 11 nel seminterrato di uno stabile in via Pescherie Vecchie, in pieno quadrilatero. Le fiamme, di natura accidentale, avrebbero interessato a quanto sembra una delle cantine, oltre al quadro elettrico del condominio. Sulle cause precise hanno avviato accertamenti i vigili del fuoco, arrivati con diverse squadre nella stradina a ridosso di Piazza Maggiore, affollata come sempre di turisti. Sul posto anche la
polizia locale che per quasi un'ora ha chiuso il tratto di via Pescherie Vecchie dove stavano lavorando i pompieri. Per fortuna nessuno si è fatto male e anche i danni sarebbero contenuti grazie all'intervento tempestivo dei commercianti prima e dei vigili del fuoco poi. Siamo andati anche giù con un mio collega, però c'era molto fumo, siamo riusciti a domare un pochino ma non più di tanto. E nel frattempo avevamo preso estintori anche da altri locali, quelli della baita li avevamo terminati, poi da altri locali ce ne hanno prestati e siamo riusciti a tenere un po' sotto controllo. I vigili poi sono arrivati, sono riusciti a stinguerlo, insomma. Adesso il palazzo è completamente al buio perché proprio si è bruciato tutto il quadro elettrico. Le attività invece sono a posto. Ancora un intervento del soccorso alpino per aiutare un gruppo di scout composto questa volta da 5-16enni in difficoltà mentre erano in località Sant'Agata Feltria sull'Appennino riminese. Si tratta di 2 ragazzini di Bologna e 3 di Ferrara. A quanto pare avevano perso l'orientamento durante un'escursione. I tecnici del soccorso alpino hanno cominciato le ricerche alle 22 di ieri sera. Dopo circa un'ora hanno trovato i ragazzini in una zona impervia. L'episodio di ieri segue quelli avvenuti lo scorso fine settimana in Trentino, in Val di Sole, dove altri gruppi di scout, sempre bolognesi in difficoltà, erano stati recuperati ancora dal soccorso alpino. Beni e denaro per quasi 5 milioni di euro, è la fase conclusiva di un'importante operazione della Guardia di Finanza di Bologna che ha sequestrato appunto questi beni, operazione portata avanti nei mesi scorsi contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nei nostri territori. Sentiamo. Un sequestro di 4 milioni e 800 mila euro tra contanti, immobili e beni è il risultato di un'importante operazione della Guardia di Finanza di Bologna fatta nei mesi scorsi in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata. Le battute finali dell'indagine sono arrivate in questi giorni con il sequestro di denaro e beni. Destinatari del provvedimento del Tribunale di Bologna, 4 persone di origine campana arrestate nei mesi scorsi ed indagate per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. I sospettati, secondo l'accusa, avrebbero tentato di ottenere soldi da un imprenditore bolognese nel settore della logistica e dei trasporti, proponendogli l'acquisto di un credito IVA fittizio ed utilizzando l'intimidazione tipica del metodo mafioso. Successivamente agli arresti, la Guardia di Finanza ha anche avviato accertamenti per ricostruire il patrimonio degli indagati e identificare i beni da sequestrare. Il Tribunale di Bologna, poi accogliendo le richieste degli inquirenti, ha disposto il sequestro di denaro e utili per 4 milioni e 800 mila euro. Tra i beni sequestrati figurano anche 2 strutture ricettive a Montecatini Terme. È di pochi giorni fa infine il sequestro di beni e società intestate a prestanome ma riconducibili a 2 imprenditori campani nei settori dell'edilizia e dell'immobiliare per un valore complessivo di 100 milioni di euro. Si tratta degli ennesimi colpi inferti dalle fiamme gialle alla criminalità economica organizzata per proteggere il lavoro di aziende e imprenditori che vogliono operare nella legalità. Cantieri edili ma anche aziende agricole nel mirino dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Bologna che hanno fatto una serie di controlli contro il lavoro nero e per verificare il rispetto delle normative di sicurezza. Vediamo cosa hanno scoperto. Sono diverse le attività svolte dai carabinieri del NIL, il nucleo ispettorato del lavoro di Bologna, insieme al personale del comando provinciale dei carabinieri e gli ispettori dell'area di vigilanza tecnica dell'ispettorato d'area metropolitana, che hanno eseguito un controllo ispettivo in un cantiere edile in centro città, sanzionando il titolare di una ditta individuale per aver impiegato in nero un lavoratore di origine romena, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e senza contratto. Nel corso dell'accertamento sono emerse violazioni al testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel dettaglio è stata rilevata la mancanza di visita medica preventiva per l'idoneità del lavoratore impiegato, carenze nella formazione e informazione in materia di sicurezza e mancanza di adeguate tutele a garanzia della sicurezza in relazione ai rischi derivanti dai lavori in quota e dalle aperture nel vuoto. Sono state irrogate complessivamente sanzioni per oltre 26.000 euro, sanzioni amministrative per lavoro nero e ammende in relazione alle violazioni rilevate, oltre al deferimento in stato di libertà del titolare all'autorità giudiziaria. Sono stati eseguiti controlli anche presso 7 aziende agricole della provincia di Bologna e sottoposte a controllo oltre 20 posizioni lavorative. In particolare è stato rilevato per 2 aziende il mancato adempimento da parte dei rispettivi titolari dell'obbligo di sorveglianza sanitaria.
e di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori impiegati nei campi. Inoltre le attrezzature impiegate per le lavorazioni non sono risultate a norma, in quanto prive degli standard minimi di sicurezza previsti dalla legge. I due titolari sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria e sono state elevate ammende per oltre 22.000 euro. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il territorio della provincia di Bologna. Ora una notizia fra la cronaca e la solidarietà, perché i carabinieri di Casalecchio hanno dato assistenza a una persona anziana che non riusciva a fare la spesa online. A chiedere aiuto, secondo quanto raccontano gli stessi carabinieri, è stata una pensionata ultraottantenne che vive da sola e che, non potendo uscire di casa per un problema di salute, voleva fare appunto la spesa online. Quando ha chiamato al supermercato spiegando il problema, la risposta è stata: signora, chiami i carabinieri e si faccia aiutare da loro. L'anziana ha preso la lettera del consiglio, ha chiamato i carabinieri di Casalecchio. All'arrivo dei militari a casa sua, la signora si è scusata per il disturbo, poi ha spiegato il suo problema e ha consegnato ai carabinieri la lista della spesa. Terminato l'intervento, gli stessi carabinieri hanno informato i servizi sociali del comune dove abita la signora per segnalare lo stato di fragilità e prendere in carico la situazione. Lavoratori del turismo in sciopero oggi per la rottura delle trattative con AICA Federturismo, una protesta che è stata indetta a livello nazionale e che si è svolta anche a Bologna. Vediamo. I numeri del turismo a Bologna sono quelli del pre-Covid, il dato è in continua crescita. Quello che non è cambiato è il contratto, fermo da 6 anni. A dirlo sono le 3 sigle sindacali di settore CGL e CISL e UIL che hanno indetto uno sciopero a livello nazionale che ha avuto un'adesione anche in città dopo l'interruzione della trattativa con AICA Federturismo Confindustria. Dal 2017 che stiamo aspettando il rinnovo contrattuale. In più volevamo anche dire che nel 2019 ci sono stati dei numeri record, quest'anno li abbiamo superati e nonostante questo non si parla di rinnovo contrattuale, nonostante abbiano contribuito anche le lavoratrici e i lavoratori del settore a ottenere questi risultati. L'adeguamento contrattuale non è l'unico tema che i sindacalisti bolognesi rivendicano. E in più abbiamo chiesto anche di combattere la precarietà attraverso misure contrattuali e anche contrastare la violenza di genere e le molestie sui posti di lavoro. E dall'altra parte c'è stata richiesta di maggiore flessibilità sostanzialmente, hanno chiesto di peggiorare anche alcuni istituti come l'apprendistato, in più hanno chiesto anche di introdurre la reperibilità. Il settore coinvolge circa 10.000 addetti in tutta l'Emilia Romagna. Noi come organizzazioni sindacali del territorio abbiamo in animo da tempo di intraprendere una contrattazione di secondo livello e le regole del gioco, come si sa, impongono prima il rinnovo del contratto nazionale, senza di questo rimaniamo al palo anche con gli elementi di produttività. C'è uno spiraglio di apertura? Noi ci auguriamo di sì, anche perché altri contratti del settore come quello di Federalberghi è stato rinnovato. E quindi ci auguriamo insomma di andare a chiusura anche di questo, un po' come è stato anche per i contratti nazionali del commercio. L'Università di Bologna ha pubblicato una ricerca che analizza le percentuali di riuscita dei rispettivi progetti dei singoli studenti, una sorta di successometro, se così lo vogliamo chiamare. Andiamo a vedere. Qui il limite tra scienze empiriche e psiche soggettive è piuttosto labile, ma in estate, durante i giochi olimpici, ci sta tutto. L'Università di Bologna ha dato vita a un modello per misurare i fattori che influenzano le prestazioni dei singoli, dallo sport all'artigianato. Potremmo chiamarlo una sorta di successometro, non fosse terminologia da beautiful. L'idea non poteva che essere partorita dal Dipartimento di Scienze Aziendali, dove sono abituati a sondare i motivi dei progetti andati a buon fine, ma che si arrivasse a poterli misurare con un'equazione non era poi così scontato. D'accordo, nulla a che vedere con la formula einsteiniana della relatività E uguale ad mc alla seconda, non siamo propriamente nel campo né della matematica né della fisica comparate, ma statisticamente ha il suo perché. I fattori personali dunque influirebbero sulle riuscite dei desiderata tra il 40 e il 65%, una quota invece tra il 35 e il 60% dipenderebbe piuttosto da fattori esterni. Fin qui nulla di nuovo, la novità dello studio risiede piuttosto nell'aver delineato che sia, ad esempio, Yannick Sinner che uno studente qualsiasi dell'alma mater usufruiscano delle stesse percentuali tra caratteristiche personali, abilità e motivazione nelle riuscite dei propri orizzonti, mutatis mutandis, irraggiungibili o terra terra che sia.
siano. L'equazione, ecco però l'elemento pragmatico, permetterebbe così di stimare le prestazioni future in funzione della selezione, gestione e orientamento del personale. E qui casca l'asino. Da oggi, cari aspiranti lavoratori, un bel curriculum europeo di 20 pagine non basta più per accattivarsi le simpatie del capo ufficio. Piuttosto portatevi un'accurata proiezione del vostro successometro. Siamo ora al calcio con il Bologna che continua la caccia al sostituto di Calafiori in difesa. Conclusa la telenovela Hummels, il Bologna punta tutto su Logan Costa. C'è ancora il Tolosa nel destino dei rossoblù per un affare che potrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni e nelle idee della società entro questa settimana, anche perché il campionato si avvicina sempre di più. La difesa è la priorità, si cercherà anche un innesto a centrocampo in attesa del recupero di Ferguson, ma il primo obiettivo è sistemare la retroguardia. Lukumi si deve riprendere dai postumi di una lesione al retto femorale sinistro e al momento i centrali di difesa a disposizione sono solo l'ultimo arrivato Erlich con Beukema. Logan Costa primo nome dunque, più sfumati Biol e Schutalo. La difesa sicuramente incompleta è da registrare, anche per questo ieri pomeriggio alla ripresa degli allenamenti c'è stato un confronto fra italiano e la squadra. Gli allenamenti a Casteldebole proseguiranno al mattino per tutta la settimana, poi venerdì è prevista la partenza per le Baleari. Sabato sera contro il Mallorca, ultimo test amichevole, prima del debutto in campionato del 18 agosto con l'Udinese. Una notizia di MotoGP: oggi è stato ufficializzato che Fabio Di Giannantonio sarà per il prossimo biennio un pilota Ducati con moto ufficiale grazie a un recente accordo fra la casa di Borgo Panigale e la squadra marchigiana come Factory Supported Team. Attualmente ottavo nella generale, per 9 volte nella top 10 finale del Gran Premio quest'anno, ricorda il team, Fabio punta a centrare il primo podio nel 2024, sarebbe il terzo della sua giovane carriera nella classe regina. Ed era questa l'ultima notizia per il TG di questa sera. Grazie come sempre per essere stati con noi. Buona serata. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.